ragazzi, perché è venuto a trovarci un nuovo tutor, uno specialista di chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica. È con noi il professor Pietro Gentile. You are beautiful, no matter what they say. Benvenuto. Grazie. Allora, professore, iniziamo subito leggendo una richiesta che è arrivata proprio per lei. Gliela voglio leggere una mail, vediamo. Ciao Bianca, ho notato che parlate spesso di come correggere gli inestetismi del volto. Ho una cicatrice in pieno viso che mi fa sentire spesso a disagio. Vorrei guardarmi allo specchio e non vederla più. Cosa posso fare? Andrea. Professore, Andrea ci ha mandato anche una foto, così vediamola. Vorrei che lei ci desse il suo parere. Vediamo. Quella che stiamo osservando è con ogni probabilità una cicatrice post-traumatica, quindi successiva a un trauma. È una cicatrice non proprio di buona qualità ed è una cicatrice particolarmente visibile perché risulta essere incavata rispetto ai tessuti circostanti. Io so che tra l'altro lei svolge veramente un lavoro di grande ricerca proprio per quel che riguarda la chirurgia estetica alternativa. Che significa? In realtà si chiama chirurgia plastica rigenerativa. Rigenerativa, esatto. E il nostro paziente di quest'oggi, Andrea, che ci ha mandato così gentilmente la sua foto, potrebbe essere un paziente che potrebbe beneficiare di una metodica di chirurgia plastica rigenerativa che si chiama lipofilling. Esatto. Una metodica basata sull'utilizzo del proprio grasso che, come sappiamo, contiene, ed è ricchissimo, di cellule staminali mesenchimali che hanno un'altissima capacità rigenerativa. Quindi utilizzando il grasso del nostro corpo, quindi io posso curare una cicatrice o anche un inestetismo con il grasso che ho nel mio corpo, giusto? Sì, è corretto. Peraltro questa è una metodica minimamente invasiva che si basa appunto sull'infiltrazione, il termine tecnico è innesto del tessuto adiposo nelle aree deficitarie che possono essere delle cicatrici come delle depressioni dei tessuti molli. In realtà che cosa andiamo a fare? Andiamo a prelevare il grasso nelle adiposità localizzate, più comunemente nelle donne. Facci vedere dove esattamente possiamo lo andiamo a disegnare su questa grafica che ci hanno qui preparato. Noi andiamo a prelevare il tessuto adiposo generalmente nelle adiposità localizzate, nelle donne più comunemente a livello delle cosce, nella porzione esterna, nella porzione interna, nella porzione esterna, a livello dell'addome. Questo grasso, lo vedremo poi successivamente, verrà sottoposto a una procedura di purificazione che lo andrà a arricchire ulteriormente di quelle cellule staminali mesenchimali che ci consentirà di andarlo a infiltrare nelle aree deficitarie che possono essere il viso per gli esiti cicatriziali o il seno per altre problematiche che possono essere esiti anche qui cicatriziali o per problematiche di natura estetica. Allora, professore, io so che lei ci ha mandato anche un video e noi ovviamente per non urtare la suscettibilità delle persone a casa abbiamo un attimo oscurato per evitare che si vedesse troppo, però vediamo queste immagini e poi ovviamente le commentiamo insieme. In questo caso stiamo vedendo proprio la procedura di centrifugazione e di filtrazione meccanica del tessuto adiposo. Quella che vediamo adesso è una centrifuga, il tessuto adiposo è stato già precedentemente prelevato e in quel momento che era oscurato veniva innestato, dopo essere stato purificato, a livello del volto, quindi può essere inserito a livello degli zigomi. Qui rivediamo le procedure di centrifugazione e di successivamente filtrazione meccanica. Questo grasso che noi otterremo purificato verrà innestato, come vediamo in questo momento, seppur in maniera offuscata, a livello delle cicatrici della regione zigomatica o potrà essere utilizzato per finalità di miglioramento dei profili del volto. Questo tipo di intervento dura per sempre oppure può essere questo grasso insomma nel corpo può essere si riassorbe o dura? Beh, questa è una bella domanda. Purtroppo nulla è eterno e quindi non è eterno nemmeno la durata del tessuto adiposo. In questo caso gli studi scientifici condotti da noi dell'Università di Tor Vergata ma anche condivisi da tanti altri colleghi in tante altre parti del mondo hanno attestato una durata di questo grasso di circa il 60% dopo un anno, quindi vuol dire che dopo un anno rimarrà circa il 60% del grasso che abbiamo inizialmente innestato. Quello che rimarrà dopo un anno sarà il tessuto adiposo che poi resterà in sede e subirà chiaramente delle modifiche a seconda di una variabilità individuale del paziente. Io ho visto che lei ci ha portato anche un secondo disegno, ce lo vuole spiegare? Vediamolo. È lì quello che ha portato sul cavalletto. Ah, in questo caso praticamente non facciamo altro che vedere la regione posteriore del corpo umano per andare a indicare le altre aree dove possiamo andare a prendere il tessuto adiposo. Chiaramente
questa è una liposuzione delicata, quindi non sarà una liposuzione intensa o comunque aggressiva, certo, sarà una liposuzione mirata semplicemente ad andare a prelevare quel grasso che ci servirà per quel andare a correggere il difetto che ci interessa. Possiamo curare anche, abbiamo detto, gli inestetismi delle come le rughe? Sì, ma non facciamo miracoli. No, per dire, per capire. possiamo trattare degli inestetismi, quindi chiaramente non soltanto cicatrici, ma possiamo trattare anche quei deficit dei tessuti molli del volto, quindi possiamo migliorare il volume degli zigomi, sì, possiamo migliorare i profili dell'ovale e quindi del volto. Possiamo utilizzare questa metodica anche in alternativa alle protesi per l'aumento del volume del seno. Ah, bene. E rispetto, diciamo, alle soluzioni tipo il filler, tipo il botulino, ci sono dei vantaggi, sono dei svantaggi rispetto a questo tipo di metodi più utilizzati, insomma? Ci sono chiaramente dei vantaggi. Il filler, come tutti sanno, chi non lo sa glielo spieghiamo adesso, è una metodica ambulatoriale che si basa sull'infiltrazione di acido ialuronico. Il lipofilling, come dicevamo, si basa sull'utilizzo del proprio grasso, quindi un tessuto nostro, e di conseguenza avrà come vantaggio quello di non dover ricorrere a delle sostanze strane, certo, ma bensì di sfruttare i nostri tessuti. L'altro vantaggio sarà rappresentato... Sicuramente più naturale come... Sarà un risultato... presumibilmente più naturale, poi dipende sempre dal difetto, certo, che dobbiamo correggere, ma l'altro vantaggio sarà rappresentato dal fatto che il filler deve essere ripetuto, perché, sì, come sappiamo, dura 3, 4, 6 mesi, non di più. Mentre il lipofilling, come dicevamo, può avere una durata nettamente maggiore. Nettamente superiore. Allora, noi vogliamo fare un po' di chiarezza proprio per chi ci segue da casa e capire quali sono effettivamente i pro e i contro del filler. Vediamo, e ovviamente di quest'altra procedura. Eccola qua la grafica. Stiamo parlando dei pro e contro del filler. Come vedete, i pro sono, che abbiamo detto, essere una procedura ambulatoriale e poi riassorbibile. I contro sono la necessità, appunto, di ripetere il trattamento perché c'è un riassorbimento dai 4 ai 6 mesi del prodotto. Vediamo invece i pro e i contro del lipofilling. Vediamo. I pro sono che utilizziamo il grasso proprio del nostro corpo, del tessuto adiposo, la naturalezza del risultato, il mantenimento più a lungo termine, il contro che ha questo tipo di trattamento, che è una procedura chirurgica, perché abbiamo detto servire prima una lieve liposuzione. Che però è sempre un intervento chirurgico, certo, mentre chiaramente il filler non è un intervento chirurgico, quindi l'unico contro è questo. In realtà il filler è una procedura che si può fare ambulatorialmente, mentre per questo tipo di procedura bisogna selezionare i pazienti e bisogna chiaramente sottoporsi a un piccolo intervento chirurgico. Quindi non la possono fare tutti i medici questo tipo di procedure. Si raccomanda caldamente, ed è quello che facciamo oggi, di rivolgersi a degli specialisti in chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica, sì, e soprattutto di rivolgersi a degli specialisti che abbiano una pratica clinica consolidata. Che cosa vuol dire? Vuol dire che abbiano una pratica chirurgica in questo tipo, certo, specifico di procedura, piuttosto che delle pubblicazioni scientifiche in questo specifico ambito. Allora, sono sicura che Andrea avrà trovato giovamento in questo tutorial, perché gli abbiamo dato tantissimi consigli. Però io so che per convincerlo ancora di più, Andrea, chi come Andrea ha lo stesso problema, il dottore ci ha fornito anche delle fotografie di pazienti, quindi il prima e il dopo di alcuni dei suoi pazienti. Vediamole. Ecco, in questo caso vediamo a sinistra il preoperatorio di una giovane paziente, modella albanese peraltro, affetta da esiti cicatriziali della regione zigomatica sinistra, e a destra il postoperatorio dopo aver fatto appunto questo tipo di procedura di innesto di tessuto adiposo. Chiaramente la paziente poi successivamente è tornata a fare la sua attività, ma soprattutto ha riacquistato consapevolezza maggiore in se stessa. Assolutamente, abbiamo anche un'altra foto, vediamo. Qui invece non abbiamo cicatrici, semplicemente vogliamo andare a migliorare per questioni estetiche i profili della regione zigomatica, che però qui vediamo poco, delle guance e della regione emimandibolare e mentoniera. Quindi andiamo a cercare di ridare un miglioramento dei profili del volto. Devo dire, dottore, che veramente ci ha fornito una validissima alternativa alle consuetudini, no, a cui siamo abituati. Quindi grazie, ha fatto un ottimo lavoro. Grazie. Spero a voi. Spero di vederla presto per tanti altri consigli per i nostri amici e per le nostre amiche a casa sulla chirurgia rigenerativa. Bravissima, giustissimo. Ce l'ho fatta. Alla prossima. È arrivato invece...